nostro tour tra le più belle piste delle Dolomiti continua. Peter Phil è pronto a introdurci un nuovo tracciato. E stavolta con Ico siamo in Val di Fassa e andiamo a vedere un'altra pista molto molto bella. Andiamo a scoprire chi ce la presenterà. Benvenuti in Val di Fassa. Oggi ci troviamo nella ski area Buffaure e andremo a sciare sulla pista panorama. Come potete capire già dal nome, è una pista dove potete godere di uno spettacolo puro. Tutti intorno a voi, a 360 gradi, potrete godere di tutte le montagne che ricoprono la Val di Fassa. La pista è lunga più di 5 km e si sviluppa su un dislivello di 700 metri, quindi tutta da godere. E adesso, poche parole, e andiamo a sciare. Della mia carriera agonistica sono soddisfatta. Ho avuto la fortuna di averla lunga, quindi ho avuto tante esperienze, tante positive, tante o tantissime negative. Però fa parte del percorso di ogni atleta, penso. È stato un periodo della mia vita che ricorderò sempre con tanto amore e mi ritengo veramente fortunata aver potuto vivere i miei anni così, nonostante siano stati anni di sacrifici. Tuttora vivo dei miei ricordi e sono comunque tutti ricordi belli. Siamo partiti con un tratto facile nel bosco, la pendenza ha iniziato a scendere e ci troviamo in prossimità di un bivio che ci può portare alla pista Vulcano, che è la pista nera della ski area Buffaure, mentre noi oggi siamo rilassati e proseguiamo sulla sinistra. Della mia vittoria in Coppa del Mondo Alliance ho dei bellissimi ricordi, sono ormai un pochino lontani, però è come se l'avessi gareggiata ieri. La giornata era stupenda, è stato fenomenale raggiungere il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche, star davanti ai tempi atlete come Shield e Hope, che ricordiamo che erano proprio dei colossi, e quindi è stata una giornata fotonica. Dopo il bivio abbiamo trovato un'onda che ci ha dato la possibilità di raggiungere velocità per affrontare due curve e poi entrare in un murettino dove ovviamente è sempre importante regolare la velocità, regolare l'arco di curva e ovviamente stare anche attenti alle altre persone. Oggi Chiara è una sciatrice ancora, perché tutto ruota ancora allo sci. Per due anni, finita la mia carriera, ho fatto l'allenatore col gruppo delle Fiamme Oro. Adesso faccio parte della polizia e la mia sede è il centro addestramento alpino di Moena, dove comunque curiamo quello che è la sicurezza e i soccorsi sulle piste, quindi in ambiente montano. Il mio obiettivo sarà quello di diventare istruttore all'interno di questa caserma e quindi curare quello che è l'istruzione all'interno del Ministero. Adesso ripartiamo, curva verso sinistra, la pista si restringe un attimo in un canalino, ci rispostiamo in una curva verso destra. La pendenza aumenta leggermente, ma comunque la pista larga ci permette di fare dei bellissimi curvoni. Sinistra, destra, shoes e poi ci mettiamo nel pianoro finale che arriva fino verso Pozza. Ehi, ciao Simo! Ciao! Sto bene? Ben. Cosa fai oggi per Icarus? Ma ho preparato degli spezzole rosa.
Molto buono. Perché rosa? Perché li ho fatti con la rapa rossa. Allora, li saltiamo con un po' di gorgonzola, poi dopo sopra le noci, erba cipollina, speck croccante e decorazione cialda di grano. Molto appetitoso, non vedo l'ora di gustarlo. Ti porto io sul piatto. Grazie. Ecco Chiara, con questo puoi sciarti una stasera. Grazie, sì. Buon appetito. Il nostro tour tra le più belle piste delle Dolomiti continua dalla prossima settimana.